Benvenute e benvenuti, sono Nicoletta Boldrini, sono una giornalista, mi occupo da qualche anno di analizzare le tecnologie emergenti, in particolare gli impatti che generano sulle persone, sulle società, intese sia come società civile che come organizzazioni, ed è veramente un onore oggi fare un po' da madrina a questo evento, evento fortemente voluto, nuovo appuntamento di Women in Tech, che è sempre molto attenta come associazione, come organizzazione, ai cambiamenti, soprattutto in chiave digitale e alle opportunità che si possono aprire. Oggi lo avete visto un po' dagli inviti che vi abbiamo mandato nei giorni scorsi, si parla di digitale e sostenibilità per creare valore in Italia. Siamo partiti dall'assunto che comunque nell'ultimo anno e mezzo l'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto a livello globale ha fatto emergere da un lato alcuni punti critici di attenzione, dall'altro in realtà anche numerose opportunità, ci ha fatto scoprire come cambia il concetto di industria 4.0 in un'ottica più globale, più connessa, di filiera estesa. Oggi infatti cercheremo proprio di capire quali sono le tendenze in atto, per poi soffermarci anche sull'importanza della collaborazione, una collaborazione sinergica in nuovi ecosistemi che potremmo quasi definire degli organismi viventi che si adattano un po' al mondo circostante, fino ad arrivare ovviamente al tema delle competenze e della formazione necessaria per creare valore, per essere protagonisti all'interno di questo contesto. Vi ricordo fin da subito che potete interagire con noi in qualsiasi momento, fateci domande, riflessioni, condivisioni, potete usare sia la finestra domande e risposte, sia la finestra chat, cercheremo di leggerle tutte durante quest'oretta che passeremo insieme. Faccio già la premessa doverosa: questi tipi di eventi ci costringono un po' ai tempi televisivi e radiofonici, quindi qualora non riuscissimo a dar seguito a tutte le vostre riflessioni, poi magari le raccogliamo e nei prossimi giorni, anche tramite Women in Tech, magari vi diamo risposte, vi diamo seguito. Ma veniamo alle vere protagoniste di questo viaggio, perché non sono io in realtà sono solo la madrina e l'accompagnatrice. Qui le vedete collegate con noi, abbiamo Silvia Bagnaia, Digital Supply Chain Advisor di SAP, Stefania Samonletti, Head of Process Automation Business Unit di Siemens. Le leggo le vostre cariche perché sono complicate. Valentina Nucera, responsabile orientamento e formazione del Made Competence Center Industria 4.0. Io direi, prima di entrare in realtà nel tema di oggi, un rompighiaccio, ciascuna di voi, due parole su chi siete, cosa fate, cosa vi piace del vostro lavoro, perché non tutte le persone che ci stanno seguendo magari conoscono le vostre realtà organizzative. Partiamo, Silvia, parti tu. Buongiorno a tutti, è un piacere essere qui. Io sono Silvia Bagnaia e faccio parte della prevendita di SAP, che è un'azienda multinazionale leader nelle applicazioni software per le aziende, con più di 103.000 dipendenti a livello mondo. In Italia siamo un po' di meno, siamo 750, con tre sedi a Roma, a Milano e a Genova. Nel mio ruolo io seguo, insieme ai colleghi della vendita, le opportunità commerciali per il portafoglio di soluzioni di supply chain, per clienti che afferiscono a diversi settori, tra cui anche quello manifatturiero. Cosa mi piace del mio lavoro è il fatto che riesca ad alimentare quotidianamente la curiosità. Devo sempre tenermi aggiornata sui trend sul mercato, sulle tecnologie, sui prodotti SAP, e ogni cliente nel mondo della supply chain è un mondo a sé. Questo mi permette di scoprire sempre nuovi processi, nuovi modi di affrontare le sfide del mercato. Ah, che bello, abbiamo già una prima keyword, curiosità. Stefania. Sì, buongiorno a tutti, grazie Nicoletta. Il mio nome è Stefania Svanoletti, Siemens è una multinazionale tedesca presente in più o meno tutti i paesi, siamo circa 300.000 a livello mondo, però devo anche dire che è molto presente a livello Italia, ed è per questo che mi fa molto piacere essere qui. Per noi l'Italia rappresenta il terzo paese a livello mondo dopo Cina e Germania, quindi abbiamo un consistente volume d'affari. Quindi sarà molto interessante, diciamo, confrontarmi con voi sul tema digitalizzazione e sostenibilità, ambito in cui Siemens si muove ormai, devo dire, anche da parecchi anni. Poi magari abbiamo modo in seguito di confrontarci. Sì, assolutamente, poi andiamo in profondità. Valentina.
Buongiorno, buongiorno a tutti, ringrazio Women in Tech per questo invito. Io sono Valentina, sono responsabile delle attività di orientamento e formazione per Made Competence Center. E, dico qualcosa su di me, io ho studiato in realtà lingue e letteratura, economia a Brescia e poi ho viaggiato molto, un'esperienza di Erasmus in Austria e 11 anni vissuti a Stoccarda, dove l'innovazione tecnologica e il concetto di industria 4.0, come sappiamo, viene da Hannover 2011, quindi i tedeschi sono sempre un po' pionieri rispetto a queste attività e come competence center tra i vari partner abbiamo l'onore di avere anche Siemens e SAP, quindi le colleghe oggi collegate insieme a noi. E tra le varie attività che ho svolto presso il Consolato Generale di Stoccarda e le Camere di Commercio italo-tedesche, mi sono sempre occupata proprio di relazioni tra enti di ricerca, aziende, università e relazioni internazionali, quindi anche progetti europei. L'ultima esperienza è stata proprio quella di un ITS, quindi la mia parola chiave probabilmente è proprio formazione pragmatica, pratica e attività hands-on, quindi il far fare per imparare. Bene, beh, allora lo vedete da subito che anche solo così con un rompighiaccio abbiamo praticamente identificato delle parole chiave importantissime: curiosità, digitalizzazione sostenibile, formazione e competenze. In realtà ci accompagneranno durante tutta questa nostra chiacchierata. Come anticipato, abbiamo scelto quest'ambito perché in questo momento stiamo vivendo un importante momento di cambiamento che può rappresentare anche una grande opportunità per l'Italia, perché ne stiamo parlando ormai da diverso tempo. Il PNRR rappresenta un momento storico. Uno, perché forse lo dico in modo anche scherzoso, ma fino a un certo punto non c'è più tempo, non abbiamo più tempo da perdere come paese per avviare delle politiche di innovazione centrate sulle tecnologie, e quindi in realtà è una buona notizia il fatto che non ci sia più tempo, e l'altra buona notizia è che adesso arrivano anche i fondi, per cui non ci sono proprio neanche più scuse, non si può rimanere fermi. Però adesso, al di là del modo un po' scherzoso con il quale magari lo dico, ci sono due filoni importanti che ci devono un po' guardare con occhi diversi a questo tipo di opportunità. Ci sono due direttrici importanti: quella della digitalizzazione delle aziende e quella della sostenibilità, non solo ambientale, sostenibilità vista da un'accezione molto più ampia, che vuol dire anche sociale ed economica, quindi come crescita del paese, quindi con ricadute in termini di business e anche di formazione e competenze delle persone. È un'opportunità che bisogna cogliere attraverso partner attivi in filiere sempre più complesse ed interconnesse. Lo dicevo un po' in apertura, ci soffermeremo su questo aspetto perché sicuramente quello che viene chiesto a livello paese, ma poi anche a livello di singola azienda e poi anche come persone, di ragionare forse dando un significato più profondo a quello che una volta chiamavamo le partnership. Adesso gli diamo una connotazione di ecosistema, ma in questo ecosistema ci sono attori diversi che devono giocare un ruolo critico e importante. Ci sono le aziende pubbliche e private, c'è il mondo della ricerca, c'è il mondo dell'accademia, ci sono tutte le persone che ruotano, quindi che partecipano in modo attivo all'interno di queste filiere. E poi ovviamente, se la guardiamo nello specifico a livello di supply chain o di industria 4.0, le aziende stesse hanno degli ecosistemi che ruotano attorno ad esse, che devono evolvere in sinergia. Lo dicevamo un po' anche preparando questo dibattito: le aziende, anche quelle italiane, soprattutto quelle che stanno nella parte centrale, diciamo che sono fornitori di altri grandi brand, fanno parte di ecosistemi interconnessi globali, sono chiamati a prendere delle decisioni anche coraggiose in termini di digitalizzazione, proprio perché inserite in una filiera molto più ampia che detta un po' le regole a livello globale. Quindi non il messaggio è: non buttiamo via l'opportunità del PNRR con investimenti poco significativi, prendiamole invece come una grande occasione per dare un cambio di passo all'innovazione delle imprese prima di tutto, ma poi più in generale del paese.
Ovviamente all'interno di questo grande momento di cambiamento ci sono poi le tecnologie abilitanti che aiutano ad innescare questo cambio di passo e naturalmente le competenze adeguate. Il change management rappresenta spesso la sfida forse più ardua per iniziare il percorso e poi per portarlo avanti, ma direi che fatta questa doverosa premessa per farvi capire anche un po' i punti che andremo a toccare, io torno dalle nostre protagoniste perché sono loro che ci aiuteranno a delineare un po' i contorni, ad avere anche un po' più di chiarezza rispetto agli scenari e alle tendenze, e partirei proprio da questi, tendenze e scenari futuri. Lo faccio con Silvia, puoi darci un overview di quello che come competenze tue, ma anche inserito ovviamente all'interno del contesto aziendale, che stai un po' mappando, cioè ci sono delle tendenze in atto che ci fanno intuire quali saranno gli scenari futuri entro i quali andremo poi a connotare questo cambiamento. Certo, con molto piacere, grazie Nicoletta per la domanda. Allora, innanzitutto il Covid-19 non ha messo a margine dei trend che però si andavano affermando già prima del suo avvento. Magari è stato un catalizzatore e ha rivelato come mai prima l'importanza della flessibilità, della resilienza e mi piace dire di rendere la profittabilità sostenibile e la sostenibilità profittevole. Le aziende oggi devono essere in grado di rispondere ad una domanda che diventa sempre più volatile, pensiamo al Covid, ma pensiamo anche alle sfide poste per l'approvvigionamento di qualsiasi tipo di componente, lo shortage di energia, deve rispondere a un'offerta quindi incerta, a una capacità limitata, ma deve continuare a offrire prodotti che sono sempre più personalizzati, devono essere sempre più sostenibili, prodotti in lotti sempre più piccoli, ma con la stessa puntualità di prima, perché i clienti sono sempre più demanding. Quindi le opportunità che le aziende non devono assolutamente lasciarsi sfuggire in termini di trend da seguire, secondo me riguardano innanzitutto la tendenza del passaggio, dello shift dal vendere prodotti in one shot a consegnare soluzioni ed esperienze. E questo per differenziarsi in un mercato che è sempre più commoditizzato. E questo shift comporta di sicuro una trasformazione del modello di business e del modello di pricing, ma assicura margini di profitto e fidelizzazioni maggiori. Pensiamo alla mobility as a service, a Spotify, a Netflix, ma questa tendenza investe anche delle industry che siamo portati a considerare più tradizionali, come ad esempio quello dell'equipment industriale, in cui ad esempio un nostro cliente che produce compressori ad aria per uso industriale ha incorporato dei sensori nei suoi macchinari con cui misura il volume esatto di aria compressa che un cliente utilizza in tempo reale. E quindi la società, questo nostro cliente, utilizza questi dati per condurre un nuovo modello di pricing, che è quello Air as a Service. Quindi i clienti vengono addebitati soltanto in base al consumo di aria compressa che fanno, e questo li solleva da oneri di manutenzione e anche notevoli spese in conto capitale per nuove apparecchiature. Un'altra tendenza è la digitalizzazione generale degli asset delle operazioni. E questo è un trend che viene trainato dalla necessità di differenziarsi. Quindi per differenziarsi abbiamo detto che i prodotti diventano soluzioni, diventano più intelligenti, quindi dotati di funzionalità digitali, di tutti i servizi ancillari, e questo richiede una catena di forniture e un processo di produzione molto più flessibili. E ci sono migliaia di esempi in cui la tecnologia digitale e i dati più accessibili in maniera end-to-end nell'azienda stanno rivoluzionando le organizzazioni. Pensiamo al monitoraggio in tempo reale dello stato di salute degli asset per condurre una manutenzione predittiva, o a interi magazzini automatizzati per velocizzare e ottimizzare le movimentazioni, riducendo quindi gli errori, i percorsi a vuoto e risparmiando spazio. O ancora delle trasformazioni di linee di produzione continua in celle di produzione flessibili che possono essere spostate e utilizzate in maniera quasi plug and play. Inoltre, per evolversi nel go to market è necessario, come dicevi anche tu, collaborare sempre con più partner eterogenei, e questo significa
avere una visibilità estesa per governare eventuali interruzioni in qualsiasi stadio della supply chain, che diventa più complessa per tutti i partner che vi sono coinvolti. E poi una terza tendenza non minore in termini di priorità, l'imperativo della sostenibilità. La pandemia ha rivelato l'importanza della sostenibilità nel suo senso più ampio. Considerare il successo di un'azienda secondo tre direttrici: l'ambito economico, sociale ed ambientale. Secondo un'analisi del Boston Consulting Group, le aziende che prestano la massima attenzione alle emissioni e agli altri aspetti di impatto anche sociale vengono tradate, quindi sono più attrattive sul mercato finanziario rispetto a quelle che prestano meno attenzione. Quindi si tratta anche di cogliere l'occasione per diventare più attrattivi nel mercato, oltre che per i consumatori finali. La stessa sottosegretaria del Ministero della Transizione Ecologica ha affermato che per tutelare l'ambiente non dobbiamo fermare tutto, anzi è proprio la tecnologia che dovrebbe essere lo strumento che ci può aiutare per continuare questo processo di transizione ecologica. E quindi una cosa da tenere d'occhio è la disponibilità di tecnologie per contribuire a queste pratiche aziendali più sostenibili e più ecologiche. Ci basti pensare all'agricoltura di precisione che consente di risparmiare acqua e fertilizzanti, all'Internet of Things che consente di anticipare la sostituzione e la manutenzione degli impianti e dei prodotti e quindi di allungare il loro ciclo di vita. Oppure ai sensori per il calcolo delle emissioni dirette di CO2 negli impianti produttivi. E infine la rivoluzione digitale può anche contribuire a modificare le preferenze e le abitudini di consumo, incoraggiando scelte più consapevole. Pensiamo ad esempio al ruolo che ha l'utilizzo di etichette intelligenti che informano gli utenti oppure i consumatori finali sull'impatto socioambientale dei prodotti e ci danno qualche informazione in più proprio rispetto anche alle pratiche delle imprese che mettono a disposizione quel prodotto. È interessante, Silvia, anche perché Esatto. Sono in mute e ce l'abbiamo fatta anche a questo giro finalmente 2020-2021, esatto, è la frase del secolo. No, stavo dicendo interessante perché sei riuscita anche con degli esempi concreti a farci capire il perché. Poi parliamo di queste tendenze che a volte sembrano sempre un po' lì nell'etere, non si capisce mai concretamente invece a che cosa possono dare seguito, per cui ti ringrazio intanto per questa fotografia. Passerei a Stefania, proprio perché comunque anche nel loro caso azienda impegnata, direi in prima battuta, sull'accelerazione del cambiamento, dell'innovazione delle aziende. Diciamo che un po' quello che ci ha raccontato Silvia ci sta dimostrando che ci sono diversi ambiti, diverse opportunità che però di fatto in qualche modo impongono un po' il cambio di passo alle aziende, per cui ti chiedo che cosa possono davvero fare, voi cosa potete fare anche per aiutarle, le aziende italiane ovviamente. Certo, sì, grazie Nicoletta per la domanda, questo è assolutamente un fattore chiave, direi. Quindi se consideriamo tutti i fattori in corso che ha citato Silvia di cambiamento, sicuramente le aziende, le nostre società hanno bisogno di un cambiamento, direi, ormai epocale, che ormai è in atto. Non è più solo un cambiamento, a nostro avviso, legato ad una trasformazione tecnologica, quindi non solamente di prodotti e soluzioni, ma è un cambiamento che coinvolge l'impresa nelle sue strategie e soprattutto è ormai necessaria per far sì che le imprese rimangano competitive sul mercato. Tornando un pochino a come Siemens aiuta, diciamo, questo cambiamento, Siemens sicuramente ha cambiato in questi anni pelle, è un continuo divenire, quindi accanto sicuramente a quelle che sono le tecnologie di automazione per cui siamo leader di mercato, attualmente avviciniamo anche le imprese e aiutiamo, supportiamo le imprese in questo cambiamento anche con tutta un'attività di servizi che prima non era assolutamente richiesta. Come citavo prima, per noi l'Italia è un paese strategico, terzo a livello mondo, abbiamo un grosso volume d'affari e non ultimo, come è stato citato già due giorni fa anche in uno studio di Confindustria, è la locomotiva dell'Europa.
Quindi dobbiamo assolutamente sfruttare il momento e sfruttando il momento, come Siemens dobbiamo adattarci a questo cambiamento, ci stiamo adattando, quindi passiamo da quelle che sono le tecnologie nostre, chiamiamole tradizionali, quindi legate all'automazione elettromeccanica, abbiamo affiancato tutto un prodotti e soluzioni sempre più legate al mondo software. Sono da ormai un decennio che Siemens sta facendo diverse acquisizioni nell'ambito software, proprio perché il software è un elemento chiave in questa digital transformation. Altri due, diciamo, fattori che a nostro avviso facilitano questo cambiamento sono legati, innanzitutto, non possiamo più avere un approccio generalista, ma bensì un approccio molto focalizzato, molto verticale su temi specifici che rispondono al mercato secondo delle richieste, affrontando le richieste puntuali. Questo è quello che si aspetta il mercato, quindi abbiamo soluzioni che vengono applicate, casi concreti, in diversi mercati, dal food and beverage al chimico, al farma, anche settori chiave poi per il mercato Italia. Altro tema fondamentale per noi il cambiamento è a livello come Siemens approcciamo grossi clienti, quindi quelli che noi definiamo top customer, ma vediamo ovviamente che questa tendenza sempre di più così, aggredisce anche quelle che sono le piccole e medie imprese. Quindi ormai vediamo che la tecnologia è alla portata di tutti e quindi niente, per noi il mercato è aperto, cerchiamo di stare veramente a contatto con tutti i nostri clienti, con gli utenti finali, proprio per facilitare e sfruttare questo momento nella trasformazione. Ti ringrazio perché poi ci hai anche ricordato il peso economico dell'Italia nell'Europa, ma poi anche a livello internazionale. A volte magari tendiamo un po' a dimenticarcelo, ovviamente la dialettica negativa vince quasi sempre su quella positiva, invece dobbiamo essere Assolutamente. positivi e coraggiosi perché abbiamo delle potenzialità enormi e anzi ci state dimostrando che poi abbiamo anche gli ingredienti anche in termini tecnologici. E c'è poi l'ingrediente delle competenze, quindi vengo da Valentina. Perché Valentina, nel vostro caso, il tuo punto di osservazione privilegiato è proprio legato alle competenze, alla formazione. Per cui, guardando un po' al tema dell'Industria 4.0, che poi è il core del Made Competence Center, che cosa stai notando? Che nuove competenze si stanno formando? Che cosa vi chiedono per prepararsi Esatto. a questo cambiamento e per essere poi, come persone, attori ed attrici attivi in questo cambiamento che ci hanno un po' raccontato Silvia Stefania. Ma esattamente, allora tra i vari compiti e la mission e Competence Center c'è proprio quello di formare le competenze digitali, oltre che poi sviluppare una certa progettualità rispetto a iniziative di innovazione tecnologica e sostenibile. Ora si è verificato proprio questo, le aziende che si rivolgono a noi sono o aziende che hanno già acquistato delle tecnologie 4.0 grazie alle tante agevolazioni fiscali che sono a disposizione e che poi però si sono rese conto che il loro personale non è assolutamente in grado di utilizzare queste tecnologie. Quindi in un certo senso hanno fatto prima questo passo e poi si sono guardati internamente per capire chi effettivamente sa usare queste tecnologie. Quindi a livello di training ci chiedono di partire proprio dall'inizio su quello che è l'introduzione delle tecnologie abilitanti per poi settorialmente su tutte le risorse fare dei corsi ad hoc mirati che possono essere dalla manutenzione predittiva alla logistica, a processi di lean, al virtual design. Quindi questo da un lato. Altre aziende invece che si rivolgono a noi non hanno assolutamente ancora idea probabilmente di che cosa significhi questa rivoluzione tecnologica e quindi si tratta di iniziative che partono da orientamento a tutto tondo con dei workshop, con delle visite aziendali e soprattutto si tratta anche per quel che mi riguarda di contaminazione. Silvia e Stefania hanno parlato di soluzioni e di software ed è quello che poi viene richiesto. Pensando al nostro webinar di oggi, io mi sono un po' messa nei panni delle aziende che oggi cercano risorse che come al solito poi o che spesso poi dichiarano di non trovare.
Allora, tra i vari annunci ci sono profili chiaramente di ingegneri, però biomedicali o che hanno studiato biologia, che però sappiano anche bene l'inglese o una lingua orientale, il cinese, ad esempio. Oppure di manutentori che, oltre a schemi elettrici, sappiano parlare e scrivere bene l'inglese. Quindi quella che è l'interconnessione dei macchinari, per quel che mi riguarda e per quello che sto verificando, riguarda anche poi un'interconnessione delle competenze. Quindi se è vero che le cosiddette soft skills ormai le abbiamo sentite e risentite da una parola anche volendo abusata e banale ormai, per me si tratta proprio di questo, si tratta di competenze che oltre alla parte tecnica, visto che ormai l'operaio non è più quello che fa sforzi fisici, l'operaio è quello che deve saper usare queste tecnologie proprio perché lavora con le macchine, si tratta di fare un passo oltre, si tratta di far leva sulle nuove generazioni che di fatto sono già digitali e quindi affiancarle a chi invece apporta con sé la tradizione e l'esperienza in azienda. E le tendenze quindi sono due, da un lato le competenze tradizionali che devono essere in un certo senso svecchiate, accelerate, quindi un training mirato a chi l'azienda l'ha vista nascere e crescere e che però è un po' più arrugginito rispetto all'uso di queste tecnologie, e dall'altro è invece fare largo a questi giovani, e mi riferisco a una manager che ho sentito qualche settimana fa che diceva che lei assume soltanto ragazzi sotto i 25 anni di età perché i nuovi tecnici sono quelli, quindi è un appello anche un pochino a scoprire un potenziale che c'è in queste nuove generazioni, e lo dico da non digital born, quindi insomma mi rendo anche conto che c'è già un gap tra la mia generazione e quella che arriva adesso in azienda, no? Però lasciandogli quella che è, trasmettendogli quella che è la tradizione, insomma. Quindi in MADE facciamo un po' questo, a valle di una mappatura delle competenze, quindi dei gap che ci sono nelle aziende, tramite anche dei software sviluppati dal Politecnico di Milano, che è uno dei partner del Competence Center, e cerchiamo di capire quali sono i needs delle aziende, non solo a livello di tecnologie, ma anche di competenze digitali. E poi mi chiedevo il tema della sostenibilità, in che competenza rientra? Un po' in tutte, perché è una competenza hard rispetto allo sviluppo di un software, è una competenza soft rispetto al mio comportamento che ho quotidianamente anche in azienda. Quindi i tre filoni sono proprio questo: hard, soft e ICT, per quello che sto verificando, che però non vanno presi in pacchetti singoli, ma trasversali. Insomma, poi quando troveremo un ingegnere che sa cinese e ha competenze comunicative, marketing e tutto il resto, gli facciamo la statua. Ecco, questo è un po' il messaggio, insomma, sì. No, mi fa piacere, anzi, ma, come battuta direi che sembra quasi scontato dire una persona con competenze tecniche che sappia le lingue, poi tolto che magari appunto sono richieste lingue che magari qualche anno fa non venivano richieste, appunto come alcune le lingue arabe, il russo, il cinese, altre lingue. In realtà è interessante capire il contesto, il perché. Non si tratta semplicemente di conoscere le lingue per interagire in un contesto tecnico. In realtà è che le persone con figure anche più tecniche si siedono poi ai tavoli con le figure legate più al cambiamento, all'innovazione, alla strategia, agli impatti di business, agli impatti sociali, agli impatti finanziari, e quindi insomma la dialettica non è solo questione di lingue, è ovviamente anche questione di cultura. Stefania, torno da te in realtà, perché ci state raccontando un po' tutti che siamo nel momento propizio per cogliere le opportunità, però anche per provare a dare un quadro a chi ci segue rispetto a quello che stiamo raccontando, se volessimo identificare le tecnologie abilitanti, quelle da poi si possono scaturire poi i due filoni, quello delle competenze, della formazione, e poi invece ovviamente quello del fatto di adottarle, quindi renderle davvero abilitanti al cambiamento all'interno delle aziende. Di che cosa stiamo parlando? Che tecnologie sono? Allora, secondo me innanzitutto dal nostro punto di vista dobbiamo considerare che queste tecnologie, o comunque dobbiamo mettere a disposizione del mercato le tecnologie che effettivamente servono al mercato. Quindi fornire delle soluzioni che vadano incontro a quelle che sono le richieste dei vari mercati.
Secondo è promuovere, come citava prima anche Valentina, e citavi tu stessa, promuovere queste tecnologie mediante la formazione, stando vicino ai clienti, con una capillarità sul territorio, clienti e utenti finali. Se dovessi suddividere le tecnologie abilitanti, in questo momento le suddividerei in due gruppi. Allora, ci sono le tecnologie già un po' più mature, diciamo così. Qui magari vorrei fare dei casi, parliamo, non so, di simulazione digital twin, piuttosto che data analytics, ossia quelle soluzioni che ti permettono di simulare il comportamento di un impianto, quindi vedere quelli che possono essere, ad esempio, dei colli di bottiglia, e quindi poi ti permettono anche di prendere determinate decisioni. Quindi poi rientrano anche in ambito strategico, come tu citavi in precedenza. Digital Twin, ad esempio, permette di creare quello che è il modello digitale di una fabbrica, di un macchinario. Abbiamo visto che dà enorme valore aggiunto, soprattutto anche in periodi di pandemia. Abbiamo dei casi, un grosso nostro cliente nell'ambito food ha avviato l'impianto oltreoceano con un 30% di saving su quello che era il tempo di avviamento, piuttosto che, vabbè, qui vi cito chiaramente una referenza che è un po' global, non è italiana, però è BioNTech, quindi l'industria che ha sviluppato poi il vaccino per il Covid. Abbiamo messo in avviamento l'impianto, previsione un anno, in 5 mesi l'impianto partito, proprio creando il modello il gemello digitale di tutto l'impianto. Altre tecnologie sono i data analytics, quindi la tecnologia che è permette l'integrazione completa fra il campo, lo shop floor fino a livello IT, permette un grosso immagazzinaggio di una grossa mole di dati. E soprattutto cosa ce ne facciamo di questi dati? Questi dati vanno interpretati, vanno gestiti, vanno interpretati proprio ancora per prendere decisioni. Quindi poi di fatto è un loop, partiamo dalle tecnologie per poi, diciamo, rendere molto più competitiva la nostra società, la nostra fabbrica, per ridurre il time to market, per essere più flessibile, eccetera, eccetera. Queste sono secondo me un po' più tecnologie mature, cioè sono da anni che ne parliamo. Poi ci sono quelle che sono le tecnologie un po' più, diciamo, presenti, attuali, ma che hanno un alto potenziale, mi piace dire, un alto potenziale nel futuro. Ad esempio, non so, l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, quindi, che consente di gestire molti dati, anche complessi, in particolari applicazioni. Pensiamo alle applicazioni in ambito robotico, piuttosto che al riconoscimento durante dei controlli di qualità o riconoscimento su delle linee di produzione. Sono tutte diciamo, delle tecnologie in divenire, non possiamo dire quali abbiamo oggi, quali avremo domani, ci sono quelle più mature e quelle meno mature, però assolutamente stiamo andando in una direzione, un completo evolversi delle tecnologie, ed è fondamentale quello che diceva prima Valentina, ossia diciamo, anticipare quelli che sono i profili e le competenze richieste, ed è assolutamente fondamentale la formazione in ambito sia accademico sia in ambito industriale. Certo, ecco, torno proprio su Valentina, visto che ti abbiamo un po' chiamata in causa sul finire delle considerazioni di Stefania, proprio perché stiamo parlando di tecnologie che magari più per la parte hard. Anche se poi ovviamente lo abbiamo detto, nel momento in cui diventano tecnologie abilitanti per un processo decisionale ci sono attorno ovviamente anche le soft skill, però ti chiedo, considerando che poi il MED è anche un centro dove è possibile toccare con mano le tecnologie che per esempio ci ha appena raccontato Stefania, quindi le aziende possono anche, come dire, prenderne un assaggio per capire poi come inserirle all'interno del contesto aziendale, ti chiedo, se,
di che tipo di opportunità stiamo parlando per, soprattutto per il mondo business, considerando un po' quello che dicevamo in apertura, che dobbiamo ormai considerare le aziende come degli organismi all'interno di ecosistemi più estesi, e il MAID forse è anche un esempio, direi quasi perfetto, di questo concetto di ecosistema, perché è un po' nella triangolazione tra aziende, ricerca e accademia che si innesta poi un centro come il vostro. Grazie, grazie Nicoletta. Adesso io ve lo farei vedere con un tour virtuale. E se mi ci catapultiamo lì dove, esatto, sei tu. proprio perché anche rispetto a quello che diceva prima Stefania, il concept è proprio questo. Il nostro centro è uno degli 8 competence center appunto in Italia, con sede in Campus Bovisa a Milano, ma è peculiare rispetto a queste caratteristiche perché vuole proprio illustrare quello che è il ciclo di vita del prodotto. Quindi l'ecosistema di cui parlavi tu, che compone MAID, è un consorzio di 47 partner, di cui abbiamo 4 università, quindi oltre il Politecnico di Milano anche Brescia, Bergamo e Pavia, su tutto il territorio lombardo. Poi abbiamo un ente pubblico che è INAIL, che è proprio l'interlocutore per quanto riguarda i temi di salute e sicurezza. Non dimentichiamo che accanto all'uso delle nuove tecnologie ci sono anche nuovi rischi per l'operatore 4.0, quindi con INAIL abbiamo sviluppato proprio dei corsi che riguardano quali sono i rischi del lavoro che richiede un'interazione con un cobot o con una stampante additiva, ad esempio, che poi è tutto in fase ancora anche di ricerca e di sperimentazione come argomento. E un ente pubblico quindi che è INAIL, ma abbiamo anche delle agenzie, delle APL come Adecco, Milia e G Group, e nonché Warrant Hub, quindi un ecosistema che comprende 46 partner aziendali, tra cui appunto Siemens e SAP, che ci hanno supportato nella realizzazione di questo centro, quindi di una Teaching and Learning Factory, come chiamiamo noi, dove di fatto avviene proprio la formazione, oltre che eventi e workshop. Quindi è diviso in 6 aree tecnologiche, in cui illustriamo dal virtual design, che è la prima area, fino alla robotica, che è qui in fondo, ma non vi voglio... Aspetta però, perché noi ancora non lo vediamo. Ecco, non voglio anticipare tutto, adesso il sistema magari è un po' più... Comunque qui c'è l'area di robotica. Non vediamo proprio la tua condivisione. Ah, ok. Allora ci riprovo. Adesso sì, eccomi qua. Sì. Scusate, ecco. Io ero andata a oltranza. Sì. Eccoci, quindi queste sono le nostre 6 aree tecnologiche, appunto, che sono state sviluppate, dicevo, in collaborazione con questi partner. Quindi da un lato abbiamo partner che come Siemens e SAP, che hanno fornito strutture, hardware e software, e che ci supportano anche nelle attività di orientamento e formazione che coordino, quindi sono i nostri docenti poi durante la formazione. Abbiamo utenti finali come Whirlpool e FPT, e abbiamo partner come dicevo Milia e G Group, che invece ci supportano per quello che sono corsi di formazione finanziata, quindi anche consulenza alle aziende che vogliono con noi fare dei percorsi di formazione, e che hanno supporto anche strumenti di agevolazioni, nonché Warrant Hub, che invece è un partner essenziale per quanto riguarda tutti quei discorsi di finanze agevolate, quindi credito d'imposta. Come dicevi tu, il concept ha cercato di ricostruire un po' tutte quelle che sono le esigenze delle aziende che si vogliono approcciare a queste tematiche, quindi da un discorso di agevolazioni fiscali fino a placement nelle aziende, e soprattutto quello che sta piacendo di più, il fattore distintivo MAID, è proprio il fatto che durante le nostre giornate di formazione, in cui vogliamo valorizzare questi asset che vi sto facendo vedere, quindi abbiamo un tomografo, delle stampanti 3D, l'area di manutenzione smart, l'area di cyber security e big data, chiaramente che sarebbero e sono difficilmente ricostruibili in senso tangibile, cerchiamo appunto di affiancare alla parte di formazione teorica la parte di formazione hands-on su queste macchine, e quindi anche la PMI che si approccia ai nostri corsi
oltre ad avere dei case history delle best practice direttamente dai nostri partner made, quindi da aziende che hanno già in qualche modo superato certi step e che sono le più competitive da questo punto di vista, hanno anche però un'introduzione da parte del mondo accademico. Quindi ecco che l'approccio scientifico delle nostre università ci supporta nella supervisione di questi percorsi formativi che poi vedono in aula protagoniste le aziende stesse che formano aziende. Quindi se è vero che pare spesso abbiamo i big dell'innovazione tecnologica e del partenariato made in aula, le PM però hanno un confronto diretto con loro, che non vuol dire che chiaramente dovranno fare le stesse azioni, ma hanno delle soluzioni concrete, perché poi i nostri partner, oltre a presentare una tematica necessaria, fanno anche degli esempi pratici di applicazioni e soluzioni che loro stesse producono. Ecco, quindi l'approccio è un po' trasversale, perché quando un'azienda ci chiede formazione rispetto a una tematica, noi abbiamo un panel enorme di aziende che sono esperte di questa tematica, e in questo siamo super partners, quindi mettiamo in campo questo panel. Poi se l'azienda è interessata a uno step successivo di sviluppo progettualità o di approfondimento di questa tematica, chiaramente facciamo da tramite con i nostri partner per sviluppare qualcosa di ancora più concreto. Però in questo, diciamo, credo che siamo un po' gli unici ad avere una visione totale di quella che è la formazione 4.0, quindi dalla consulenza al training on the job fino a uno sviluppo di progettualità, per cui tra l'altro abbiamo ancora un bando aperto per le PMI fino al 13 dicembre, quindi possiamo mettere, grazie al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, possiamo supportare le aziende anche nello sviluppo di progetti grazie a un finanziamento. Che non guasta mai, insomma, non guasta mai. Quando poi, esatto, quando poi arrivano ovviamente anche il boost economico, lo dico sempre. Intanto ti ringrazio moltissimo, Valentina. Silvia, torno da te perché Valentina ha detto una frase importante: far toccare con mano e far capire in concreto le soluzioni che possono produrre valore in azienda. Per cui arrivo a te. Ci hai già fatto qualche esempio per cui ci sono già illuminate gli occhi e ci sono arrivate le lampadine sulle idee, però se riesci a condividerci qualche altro esempio di queste tecnologie abilitanti per far capire anche a chi ci ascolta quali sono poi davvero i risultati che si possono ottenere, magari a volte senza neanche fare il Big Bang, ma facendo piccoli passi si ottengono in realtà dei grandi cambiamenti. Volentieri, Nicoletta. Sicuramente godiamo di un osservatorio privilegiato attraverso tutti i clienti che hanno intrapreso iniziative di industria 4.0, chi in ottica più modulare, chi in ottica più Big Bang, adottando le nostre soluzioni in ambito. Di sicuro credo che un caso di successo che merita menzione è De'Longhi, che attraverso le nostre soluzioni ha digitalizzato i sistemi di fabbrica, in particolare attraverso la connettività mobile e l'Internet of Things, ha utilizzato i dati e l'intelligenza per automatizzare la fabbrica quanto più possibile e gestire le eccezioni in maniera proattiva. Uno degli step iniziali è stata l'adozione del nostro sistema di gestione dei magazzini combinato al sistema per la gestione della fabbrica, quindi il cosiddetto MES. E l'integrazione con la fabbrica che ha perseguito però non ha riguardato soltanto machine to machine, ma ha riguardato anche un'integrazione dallo shop floor, quindi dalla linea produttiva, al top floor. E cosicché è sempre più possibile per loro tracciare processi, componenti e attività degli operatori in tempo reale e facilitare un decision making sempre più rapido e informato che coinvolge anche altre funzioni aziendali oltre a quella dei magazzini, oltre a quella della fabbrica. E questa integrazione ad esempio ha permesso di ridurre dell'82% il tempo che intercorre tra il ricevimento dell'ordine di vendita e la messa in produzione. De'Longhi si è distinto nel Global Lighthouse Network, che è un'iniziativa del World Economic Forum, proprio per aver investito in queste soluzioni digitali ed essere riuscita a raggiungere degli importanti obiettivi in termini di efficienza e anche di crescita nella competitività. E tra questi
Tra gli altri benefici possiamo citare una riduzione del 92% del lotto minimo di produzione. Prima, parlando delle tendenze, parlavo di come una crescente personalizzazione dei prodotti rende necessario produrli in lotti di minore quantità, perché si arriva addirittura all'estremo dell'unico lotto per il singolo cliente. E questo però si deve fare con delle tempistiche che riescano ad essere al passo con una produzione quasi di massa. E come fare? De'Longhi è riuscita nell'obiettivo attraverso una riconfigurazione automatica delle linee produttive. Quindi in questo modo è riuscita a raggiungere un mix produttivo richiesto dal mercato come un flusso a pezzo singolo, ottimizzando quindi le operazioni di produzione e arrivando a una maggiore customizzazione del prodotto a parità di tempo. Un altro esempio di miglioramenti che sono stati perseguiti da De'Longhi: miglioramento di qualità grazie allo sviluppo di sistemi di visione e di digital matching. Quindi qui si inserisce l'artificial intelligence di cui parlava Stefania. Quindi il collaudo adesso delle macchine da caffè può avvenire senza l'impiego di chicchi di caffè, e questo ha comportato anche un raggiungimento di un nuovo KPI di sostenibilità invece, perché ha condotto ad un risparmio di 100 tonnellate di caffè all'anno. Quindi sostenibilità e profittabilità che devono sempre ormai andare di pari passo. Un altro esempio può provenire da un altro settore, quello energetico. Una multinazionale italiana di questo settore gestisce un ambiente IT molto complesso ed eterogeneo e serve business unit in tutto il mondo. E quindi è stato estremamente cruciale disporre di un database comune per gli asset e di una rete unica di gemello digitale, che sono le capability messe a disposizione dai nostri applicativi. E questo ha consentito di aiutare le parti interessate a fare simulazioni sugli impianti, a schedulare gli interventi sulla base anche di analitiche predittive e a visualizzare le informazioni lungo l'intero ciclo di vita degli asset in tempo reale e in maniera coerente anche in mobilità. Quindi il cliente apre il ticket per un malfunzionamento, si triggera in automatico attraverso questa tecnologia tutto il workflow che porterà a operare in mobilità. Ma ancor prima che il cliente possa inviarci un ticket, attraverso questo monitoraggio datoci dai sensori è possibile intervenire e quindi far durare anche più a lungo l'asset. Un ultimo esempio proviene da un altro settore, il food and beverage. Una società di questo settore ci ha scelti per migliorare il loro footprint di CO2 lungo la supply chain, attraverso una nostra soluzione che offre delle informazioni sull'utilizzo di CO2 a livello di prodotto, a livello di stabilimento, fino ad arrivare a livello di profit center, e rivela gli step produttivi o le materie prime acquistate responsabili delle emissioni più elevate. E queste informazioni sono state importanti per il cliente per identificare opportunità più ecologiche che potessero riguardare l'acquisto di prodotti da fornitori più green oppure la sostituzione di macchinari inefficienti energicamente. Quindi affinché le iniziative di sostenibilità diventino strategiche nelle imprese è fondamentale avere la struttura tecnologica in grado di integrare fonti eterogenee di dati, in grado di calcolare i risultati in maniera automatizzata e in grado anche di restituire tali risultati attraverso delle analitiche che ne facilitano l'interpretazione e la comprensione e che siano anche compliant con i framework di sostenibilità presenti sul mercato, perché sappiamo che alla fine i clienti devono arrivare a produrre dei non-disclosure report dei non financial disclosure report che devono essere compliant rispetto a dei framework, che può essere il GRI, può essere quello del World Economic Forum. Quindi è importante avere una tecnologia che sia compliant, che sia certificata. Questi sono soltanto pochi dei tantissimi casi di successo menzionabili attraverso SAP, ma non solo attraverso SAP, perché alla fine è il change management e sono le tecnologie che ormai sono arrivate a maturità sul mercato che lo rendono possibile.
E quindi di sicuro il PNR rappresenta uno stimolo anche per accelerare la trasformazione digitale delle PMI, perché come citavi in precedenza, è possibile adottare un approccio modulare nelle iniziative di Industria 4.0. Esatto, quindi anche senza pensare alle grandi cambiamenti che magari sono state più appannaggio delle grandi realtà, ma direi che gli esempi che ci hai portato ci fanno capire in modo molto tangibile come anche ipotizzando una ricerca di efficienza produttiva poi in realtà si possono innescare con le medesime tecnologie una serie di altri vantaggi, come per esempio quello della sostenibilità. Credo che sia importante perché attorno a questo tema c'è anche sempre un po' la paura che si finisca nel marketing e nel greenwashing e che quindi invece non ci siano invece delle opportunità vere da cogliere, che poi se andiamo a guardarle all'interno del business hanno ricadute finanziarie, economiche, non solo per l'efficienza di costo ma anche poi ovviamente nel momento in cui sono inserite in filiere, come dicevamo prima, più estese. Ci avviciniamo alla chiusura, ma ancora un po' di domande da farvi, quindi magari ci prendiamo ancora qualche minuto perché vorrei arrivare al filone delle competenze della formazione, anche se le abbiamo toccate in diversi punti. In questo caso chiedo a Valentina di darci una mano, ovviamente anche per il suo ruolo all'interno del MADE, visto che stiamo parlando di Industria 4.0 e gli abbiamo dato un titolo a questo evento che è Ready for Future. Ti chiedo quasi provocatoriamente, per essere davvero ready for future, che cosa serve in termini di competenze? Riesci a darci una panoramica di come sta cambiando la richiesta e magari anche la volontà delle persone di formarsi per essere riqualificate o qualificate in un nuovo contesto? Sì, allora intanto per me bisogna essere ready for the present, perché quello che ci serve, quello che noi stiamo, è adesso, quello di cui stiamo discutendo è già in atto e forse siamo già indietro in termini di formazione, perché come dicevamo prima le aziende sono fameliche di questi profili che facciamo fatica a creare e in questo l'ecosistema di cui parlavamo prima, università, aziende stesse che comunque devono dare il loro contributo nella formazione delle nuove leve, enti di ricerca, istituti tecnici superiori, siamo tutti chiamati a pensare a come aumentare l'appeal di certe facoltà, di certi filoni tecnici, e questo non vuol dire parlare solo di materie STEM, perché sappiamo che si parla già di STEAM, non so come pronunciarlo, per cui il filone artistico è sempre, e io forse sono ridondante in questo, ma è sempre all'interno di queste competenze tecniche. Pensiamo a Stefania e Silvia, abilissime nelle loro competenze tecniche, se non riuscissero in questo momento a comunicarci effettivamente quello che fanno in SAP e in Siemens, non potrebbero dare quel contributo che stanno dando adesso. Per quanto riguarda le donne, c'è da dire che nelle varie letture che ho fatto, siamo ancora un po' indietro in termini di presenza femminile e imprenditorialità, in termini di presenza femminile in queste materie STEM, e ci sono già in realtà dei riscontri per quanto riguarda le preferenze comunque di ragazze che di fatto poi frequentano ingegneria, ma in settori magari biomedicali o gestionali, quindi in settori che hanno comunque una visione più al valore sociale rispetto al pubblico maschile. Quindi da un lato sappiamo che la performance del genere femminile è anche migliore rispetto a quella maschile, sappiamo però che all'interno di queste aziende spesso le donne poi hanno un incarico che è in settori HR o amministrazione, senza nulla togliere, sappiamo però anche da un rapporto di McKinsey che proprio rispetto a Diversity Matters, le aziende che hanno un gender più eterogeneo sono quelle che di fatto hanno anche prestazioni finanziarie migliori, quindi questo mi sembra il messaggio un po' più forse brutale che do, però è anche in termini, se vogliamo guardare alla profittabilità, è proprio questo, e quindi in questo penso che l'appello è proprio all'associazione Women in Tech, a Stefania, a Silvia, cioè noi le donne devono essere per me portavoce di quello che è il cambiamento che è già avvenuto, che stiamo già vivendo e che forse non abbiamo urlato ancora abbastanza, ecco, e quindi le competenze, come dicevamo, sono sempre più trasversali
E la comunicazione diventa, secondo me, chiave essenziale sia nella trasmissione di queste competenze, sia nell'interlocuzione con i clienti, per cui l'ecosistema, abbiamo detto, è sempre più grande. Noi raggiungiamo le PMI grazie alle associazioni di categoria, grazie alle CNA, grazie ai PID, grazie ai Digital Innovation Hub, quindi il target e il pubblico che affrontiamo è sempre più diversificato. Quindi all'interno di CNA, io dialogo quotidianamente con un sacco di donne, per cui in realtà siamo già presenti. Si tratta di consolidare, secondo me, quello che già sta avvenendo e di sensibilizzare le nuove generazioni sul fatto che c'è posto e che forse ci dobbiamo anche ritagliare poi il profilo femminile rispetto anche a queste nuove tecnologie, ecco. Certo, beh, sì, sicuramente, ovviamente sono tematiche che implicano un cambio culturale che non dipende solo dalla nostra capacità di crearci nuove competenze, lo dico perché siamo tutte e quattro donne, quindi... Ma c'è la legge, ha detto c'è la legge esatto, di parità. Esatto, vabbè, uso... Vabbè, senza leggi non ce la facciamo. Vabbè, aiutano sì, magari a sì. Innescare un po' il cambiamento, però sicuramente stiamo comunque parlando di scenari che richiedono nuove competenze tout court, quindi in modo più ampio. Poi sicuramente magari noi che siamo già dentro a questo settore possiamo farci portavoce delle bellissime opportunità che si creano. E quindi io qui chiedo sia a Silvia che a Stefania, perché nel vostro caso voi siete all'interno di due contesti aziendali, penso di non sbagliare se dico che vivete anche una condizione favorevole, perché avete ruoli importanti con competenze consolidate, quindi potete anche voi farvi un po' portavoce di questo cambiamento rispetto a un po' alle considerazioni che ha condiviso Valentina, anche dalle vostre esperienze personali, che cosa vi va di dirvi, di condividere in chiusura. Silvia, cominci tu. Sì. Allora, io mi sento di condividere che senza le competenze trasversali il cambio di paradigma non è possibile. Quindi senza l'intelligenza emotiva, la creatività, la capacità di problem solving, di team working, la capacità di adattamento. Io stessa non posseggo in realtà un background accademico-tecnico, ho fatto studi classici, poi mi sono laureata in economia, ma quelle competenze trasversali posso dire che mi abbiano permesso di lavorare con successo per un'azienda IT e mi abbiano facilitata anche nell'acquisizione di quelle competenze e conoscenze tecniche che mi servivano. Stefania? Sì, per me, ripeto magari quanto è stato detto da Valentina e anche da Silvia, ma assolutamente ci vogliono delle competenze. Io ho un background tecnico, contrariamente. E per fortuna! Meno male, almeno tu! Ho acquisito, diciamo, nel tempo invece tutte le altre soft skill, diciamo così, anche occupandomi molto, vabbè, adesso sono io responsabile di una business unit, fra l'altro anche molto tecnica, però mi sono sempre occupata anche nel passato, prima ruolo tecnico, ma poi spostandomi molto verso la parte commerciale, quindi poi anche le doti di, diciamo, di capire il cliente, di stare vicino agli utenti, si sono sviluppate nel tempo. Io penso che comunque di pari passo con la tecnologia è fondamentale promuovere queste nuove competenze sia in ambito accademico, quindi anche per noi è fondamentale il ruolo con MADE e con altri competence center, diciamo quelle principali diciamo accademie sul territorio. È fondamentale anticipare quelli che sono i profili del futuro, fare formazione on the job e niente. E ripeto un pochino quello che diceva Valentina, sicuramente abbiamo tanto da fare nel futuro, ma è già presente. I nostri primi Digital Experience Center risalgono a 10 anni fa. Quindi se pensate, insomma, il tempo corre e dobbiamo facilitare e promuovere, diciamo, questo cambiamento il più veloce possibile. E beh, mi viene da dire con una battuta, beh, qualcuno che parta prima degli altri ci vuole, quindi se avete dei competence center già da 10 anni vuol dire che avete maturato
tutte le esperienze adesso per aiutare gli altri, quindi ci vuole per sempre l'early adopter, chi getta il cuore oltre l'ostacolo per primo, per cui io vi ringrazio. Grazie per essere innovatori, ecco. Bellissima, bellissima. Io vi ringrazio moltissimo perché avete condiviso da punti differenti in realtà un quadro che mi piacerebbe riassumere quasi dicendo: se guardiamo le competenze, quasi non importa da dove si parte, l'importante è capire poi quali possono essere le contaminazioni che possono aiutare a crearsi un background e a inserirsi in contesti che possono essere anche molto tecnici, dove però sono richieste anche altri tipi di competenze, quindi forse quasi poco importa da dove si inizia, ma cosa si raccoglie lungo il cammino. In questo cammino il fatto che ci siano tanti attori diversi che possono contribuire è forse quello che crea il bagaglio, che se lo vediamo come persone singole, il bagaglio culturale di competenza necessario, se lo guardiamo da una prospettiva più aziendale, quello che poi innesca il cambiamento, l'accelerazione, esatto, dell'innovazione, e se la guardiamo ancora in modo più esteso negli ecosistemi, è quello che consente di mettere a fattor comune tutti quei tassellini che poi producono a cascata degli effetti, e ancora salendo oltre a livello di paese, con degli indici che magari ci riportano sulla capacità innovativa di altri paesi. Questo è un po' l'augurio col quale mi sento di ringraziarvi ancora per la vostra disponibilità e per aver condiviso le vostre riflessioni. Ribadisco, le vere protagoniste qua siete voi, Valentina Nocera, Stefania Svanoletti, prima ho invertito le lettere, ti chiedo scusa per il cognome, Silvia Baia. E io, questa è la parte più facile per me, perché io dico semplicemente che poi persone come voi, con le vostre capacità, le vostre competenze, rimangono a disposizione di questo ecosistema di Women in Tech che sta cercando da diverso tempo di innescare quel cambiamento culturale, ma anche poi con segni tangibili. Per cui grazie ancora davvero per le vostre testimonianze e riflessioni. Grazie a te. Grazie a te. Arrivederci. E grazie a tutte quelle che ci hanno ascoltato e sono rimaste con noi fino a questo momento. Grazie a tutti e tutte. Ciao. Ciao. Ciao, arrivederci.